Hola a tutti ragazzi, il vostro Luke e oggi per due giorni di fila, cosa mai fatta, ci sarà un nuovo vlog. Ovviamente questo qua ragazzi non sarà un vlog critica come è successo ieri, anzi volevo aprire anche una parentesi. Ieri ragazzi sono stato molto contento degli esiti, ma non parlo di visual o like, parlo principalmente dei commenti perché mi piace avere diverse opinioni. Poi un ragazzo ha presentato un progetto di un server che sta nascendo che è davvero molto importante, quindi credo che questo format, diciamo così, di critiche di server Minecraft, principalmente di alcuni staffer, penso di portarla avanti anche appunto per segnalare ad alcuni staffer il comportamento. Poi magari mi confronto con voi se è giusto quello che dico o no, perché ragazzi vi ripeto, sono opinioni personali, ci sta che non siate d'accordo. Comunque, oggi ragazzi di cosa andremo a parlare? Da come avete visto dal titolo, non sarà comunque un video lungo, ma si parlerà del fatto delle live. Ragazzi, come avete visto, ultimamente la mia connessione proprio non c'è sta più. Il criceto, la famosa leggenda del criceto che gira nella ruota, è morto. Cioè, non è morto, è molto ammalato, diciamo, in quest'ultimo periodo. E di conseguenza non ce la fa spingere, ma così davanti ci mette un pezzo di carota grosso quanto il mondo. Comunque ragazzi, a parte gli scherzi, ultimamente la connessione sta avendo davvero problemi. Adesso non so cosa stia succedendo, più che dalle mie parti, proprio in Italia. Perché raga, in Italia vedo molte persone che si lamentano della connessione lenta ultimamente. Quindi non so che cacchio sta succedendo. Comunque ragazzi, io credo che le live non è che non ci saranno proprio più completamente, ma per farle o si aspetterà magari verso Natale per festeggiare insieme, oppure credo proprio che si interromperanno per un bel periodo. Poi magari domani vado in live, cosa abbastanza improponibile, però credo proprio di fermarle. Uno, la connessione purtroppo è talmente lenta che si forma un delay anche di 5 minuti su YouTube. Voi potreste dire, Luca, ma che cacchio è un delay? Che te stai inventando? Il delay, ragazzi, è il tempo di attesa che passa tra la trasmissione dal mio PC a YouTube. Che vuol dire? Se io adesso dico ah, voi su YouTube lo ricevete dopo 5 minuti, per fare un esempio. Quindi è abbastanza scomodo questa cosa, perché magari se uno mi fa domande, se uno vuole essere salutato, il messaggio non arriva subito. Poi, altra cosa, appunto, quando porto addirittura le live di Minecraft, diventa tutto impossibile, tutto sfocato, tutto sgranato, tutto e di più succede in quelle live. Io apprezzo comunque, ragazzi, per chi mi segue, a volte c'è stata una live in cui ho avuto anche 15 spettatori dopo tantissimo tempo, però dopo appena è crashato il server di YouTube, perché ragazzi anche YouTube sta avendo dei problemi, perché anche altri YouTuber non riescono ad andare in live ultimamente, quando è crashato YouTube, quegli spettatori sono scomparsi praticamente. Ovviamente ragazzi, già è scocciante vedere Minecraft tutto sgranato, poi ci si mette anche YouTube che ti fa morire la live, è ovvio che le persone si scocciano. Di certo non è un richiamo nei vostri confronti. Quindi ragazzi, io so che le live magari a qualcuno di voi piaceva perché poteva avere un confronto diretto con me, farmi delle domande, roba simile, però credo che per il momento non si porteranno. Molti potrebbero dire, Luke, ma stanno andando anche bene sul tuo canale, bene o male vengono viste. Perché ragazzi, magari non fa tanti numeri di spettatori, ma almeno dopo la live viene vista. Di conseguenza sono molto contento. Poi un'altra cosa ragazzi, come avete visto, i video di ieri, le notifiche subito sono arrivate da alcuni, i feed subito sono arrivati. Questo perché? Perché nella live che feci, tipo Lascio YouTube mi pare, che poi ragazzi molti hanno frainteso, il live si chiamava Lascio YouTube, punto di domanda, boh, parliamone. Vuol dire che dovevamo discutere, non è che era un titolo clickbait come alcuni hanno detto. È davvero ridicolo questo coso, ok? Però comunque in quella live ho ricevuto tipo 26 like, 25 adesso non ricordo. E appunto YouTube, come per ringraziarmi di aver fatto quei like, ha inviato i feed subito nella giornata di ieri. Molti dicono, Luke, ma che cacchio sia di... ma che se... Raga, i like servono, se lo dicono tutti ci sarà un motivo. Quindi vi invito subito a lasciare like in questo video prima che ci dimentichiamo. Comunque ragazzi, poi inoltre sto pensando a portare una nuova serie di Minecraft, però diciamo dedicata al Natale. Adesso non so se farò tipo, ci sarà questa mappa del calendario intero fino ad arrivare a Natale, non so se riuscirò a portarlo. Non so se questo inverno... oddio, che è successo? Non cambierà l'atmosfera che era così bella. Ok, non so se questo Natale andrò da qualche parte in particolare per qualche settimana, magari una vacanza bianca come si suol dire, la settimana bianca, perdonatevi. E magari potranno mancare i video, magari li programmo prima, vediamo un po' come ci organizziamo. Comunque ragazzi, vi ripeto per concludere il video, le live per il momento non ci saranno più per questi problemi, sia di connessione, sia anche miei, perché comunque spreco, impiego una, due, anche tre ore di live per poi avere pochi spettatori causate sia dai crash di YouTube sia dalla connessione appunto lenta.
Comunque ragazzi, vi invito a lasciare like, commentare il video, condividerlo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi!